Il fuggitivo, ok. Sto annoiando. Mi dimentico sempre di questa trappola, porca miseria. Se al massimo si può andare. Bene, bene, bene. Prendi questo, facci da culo! Sarà successo un bordello, saranno tutti morti, no? Ok, calma, calma, tutti roba. Sì! E ora torniamo indietro a riprendere la vita. Perché io, ragazzi, sono furbo. Visto? Come se non fosse successo niente. Impari. Ah. Ma dai ancora! Madonna, ce n'è un altro. Hop. E vai. Rosmor, sì, è carico, vediamo qui c'è qualcosa. No, ricetta. No! E basta ste pantegane! Madonna, aiuto!
Ecco fatto. Basta! Aia! Dove cazzo sei? Ma vaffanculo, va! Sta troia! Vabbè, ma dai. Lei invece si è passata così, sicura. Vabbè. Ok, facciamo il culo rosso. Faccia da culo, ti ammazzo tu. Cagare, va. Ma allora sei uno stronzo, ma fammi attaccare, porca miseria, se no siamo qua 40 anni. Torna indietro, va, prendiamo la vita. Vediamo qualcos'altro. Qua sono occupato con sti cacchi di chimera.
perché non vieni qua a combattere? Oh, siamo usciti, meno male. Dale. Riuscii a raggiungere la superficie e richiedere un salvataggio. Volare nel territorio dei Chimera era sempre pericoloso, ma dovevamo rischiare. Ale uscì poco dopo di noi. Cercai altri segni di conversione. Febbre, movimenti inconsulti, paranoia. Niente, a parte gli occhi color dell'oro. Volammo direttamente a Manchester. I soldati stavano provando a recuperare il convoglio da quando la mia squadra era stata catturata. Sapevano cosa conteneva. La nostra ultima speranza di distruggere i Chimera. Io volevo che Ale tornasse al comando Nord per fare rapporto. Forse aveva capito che non mi fidavo di lui. Prima che potessi dire qualcosa, si unì alla squadra di Manchester.